Ciao a tutti, l'unboxing di oggi riguarda queste cuffie della Philips. Non so se il nome di queste cuffie sia DJ Headphones, anche perché ho visto vari modelli con questo nome, però il modello si chiama SHL3000PP. Appunto, ho visto altre simili, io ho preso quelle da 100 MW, scusate, da 1000 MW, perché non avevo bisogno di chissà che potenza d'audio e tutto. Mi bastavano che avessero questa forma, quindi con i padiglioni larghi imbottiti. Perché quelle che usavo fino a qualche tempo fa, che erano sempre della Philips, erano più o meno così. Vabbè, dietro ci sono tutte le descrizioni. In italiano dov'è? Qua. Leggete? Beh, più o meno, leggo io comunque. Bassi chiari potenti, audio chiaro e potente da driver dell'altoparlante con magneta da... Oh, non sono capace di leggere oggi. Con magneta ad elevata intensità da 32 mm. Gli auricolari ruotano di 165 gradi per controllo e flessibilità ulteriore. Morbidi cuscinetti imbottiti da 75 mm per un comfort prolungato. Poi, per chi sappia bene i dettagli e tutto, io sti cosi li ho letti, ma non ne ho idea. Il range di frequenza, credo, se non sbaglio, è... No, sì. È dai 22, dai 20 ai 20.000 Hz. Un attimo. Sì, sensibilità 106 decibel. Impedenza, che non so che cazzo sia, 24 Ohm. Riduzione del... No, cos'è? Com'è che era in italiano? Isolamento del suono meno 8 decibel. E appunto, che cazzo... Potenza d'ingresso 1000 MW. Ho visto che praticamente identiche, solo colorate un pochettino diverse. C'erano anche da 1500 e da 2000, naturalmente, al prezzo più alto. Allora, se non sbaglio, si apre qua. Ok, dovrebbe aprirsi a strap, ma si è aperta tutta la confezione. Stupendo. Apriamo tutta. Oh, ma sta venendo anche via bene, eh? Neanche fatto fatica. Ale. Via. Poi, basta fare così. Olè. Via le cuffie, che sono... Queste sì, sono ben incastrate, però. Devo già dire che sono ben morbide. Allora, questo si toglie. È attaccato con lo scotch pure questo. Con una sorta di biadesivo. Però devo per forza strapparlo via, perché se no non vengono via, non viene via il cavo. Allora intanto tra una bestemmia e l'altra, perché non si apre, questo è una sorta di libretto di istruzioni, garanzia, che cazzo è? Una roba che comunque non leggerò mai. Oh, cioè dai. Ok, fin qua ci siamo. Il problema è che io devo aprirlo qua. Ed è tutto uno scotch, Madonna. Ok. Ce l'ho fatta. Ah, il cavo non so quanto sia lungo. Mi hanno detto che se non è specificato è il classico 1,20 m. Purtroppo. Perché le cuffie che usavo io adesso erano da 2,50 m, da 2,5 m. Il che mi era molto molto comodo. Perché alla fine queste cuffie le uso per il computer, non per ascoltare l'iPod. Allora, non troppo pesanti, molto largo questo dovrebbe essere. Ah, qua è regolabile. È perché vedevo il taglio qua, vedete? Ma forse è solo un po' di ammortizzatore o semplicemente sono mutate così. Comunque è qua il meccanismo che si allarga. Molto elastiche, comunque. Perché vedete, sono molto vicine, però si allargano senza grossi problemi. Effettivamente è molto morbido. Bel materiale, meno, come dire, sembra un po' più tessuto rispetto a quello, alle cuffie che avevo una volta, però alla fin fine siamo sempre lì. Il cavo è gommato, in teoria serve perché non si aggrovigli, e appunto, jack normale, normalissimo.
Queste appunto girano, che devo ancora capire. No, beh, queste in teoria girano per poi metterle comode. Sono queste che non ho capito perché dovrebbero girare così tanto. Vabbè, anche quelle vecchie che facevano così. Allora, aspetta, destra e sinistra. Di solito c'è scritto destra e sinistra, dai. Che io, se, finché non lo leggo, non mi capisco mai. Ok, così. Comunque sì, si inclinano tanto in tutte e due le direzioni. Così dovrebbe servire per appunto metterle via, che occupano poco posto, rispetto a metterle così, che occupano molto di più. Però comunque si girano anche un po' verso l'interno. Scusate che le provo, mi tolgo un attimo l'auricolare. Mi rimetto l'auricolare. Allora, devo dire che sono molto comode, non stringono, nonostante appunto, come ho fatto vedere, sono abbastanza strette e si allargano molto, non stringono per niente, anzi molto molto comode. Quindi adesso non vedo l'ora di provarle sul serio, col computer o anche con l'iPod comunque per fare una prova. E purtroppo non posso farvi sentire l'audio delle cuffie. Comunque verrebbe una merda registrare con l'auricolare, quindi accontentatevi solo di averle viste. Al massimo, se volete chiedermi nei commenti, una volta che avrò caricato il video, cosa ne penso, fatemi sapere. Cioè, scrivete, commentate. Ok, alla fine non c'era altro. Beh, dopo tutto ho comprato un paio di cuffie, mica ho comprato un impianto stereo. Quindi questo video è finito e noi come al solito ci vediamo al prossimo video.